Verso l'1:30 una Alfa Romeo GT 2000 color argento sfreccia come un bolide a 160 all'ora contromano sul lungomare Duilio di Ostia. Da via dell'Idroscalo si dirama una strada sterrata che entra appunto all'interno dell'area delle baracche, soltanto una delle possibili entrate e uscite. Ma esattamente in quel momento, cioè in quello di uscire, più o meno all'ora, che il ragazzo fermato, si chiama Giuseppe Pelosi, detto Pino, fa una richiesta che è quella di sapere dove è finito il suo anello. In una notte compresa tra il 14 ed il 25 agosto del 1975, quindi pochi mesi prima del delitto, avviene una cosa che non è mai più successa in Italia, un furto di pizze cinematografiche. Il fragore assordante di questa dichiarazione, che colloca altre persone sulla scena dell'Idroscalo insieme a Pino Pelosi, non viene raccolto dalla questura di Roma. Un test non anonimo dichiara che in una bisca, in realtà un bar malfamato del Tiburtino, due ragazzini si stanno vantando di aver ucciso loro Pierpaolo Pasolini.